In occasione della mostra Un futuro diverso, salvare la biodiversità per salvare il pianeta, organizzata dal Museo regionale di Scienze Naturali di Torino con la collaborazione di Cinema Ambiente, è stato organizzato un ricco calendario di eventi. Fra questi, la conferenza Dopo Cancun, quale futuro per i negoziati sul cambiamento del clima? Le future politiche climatiche rappresentano una sfida epocale, scientifica ed economica per la società del XXI secolo. Ne abbiamo parlato con Alessandra Goria e Luca Mercalli. Che cosa si è deciso al 16° Vertice Mondiale sul Clima di Cancun? Ma in realtà esistevano modeste aspettative sugli esiti della conferenza di Cancun e nella realtà si sono raggiunti dei risultati superiori alle aspettative. Intanto a Cancun è stato concordato un obiettivo per la prima volta in ambito ONU di mantenere l'aumento della temperatura entro i 2 gradi, e quindi questo già rappresenta un successo. Poi sono stati fatti dei passi avanti sul fronte del monitoraggio, del reporting e della verificazione delle emissioni di CO2, quindi sulla trasparenza. E sono stati fatti anche dei passi avanti su RED, sull'accordo per la riduzione delle emissioni da deforestazione e degrado delle foreste, e poi sulla finanza per il clima. A Cancun è stato confermata l'istituzione di questo Green Climate Fund, di cui già si era parlato a Copenaghen, con l'impegno a mobilizzare risorse sia per la mitigazione che per l'adattamento, e un ammontare specificato di 30 miliardi di dollari entro il 2020 e dal 2020 in avanti di 100 miliardi di dollari annui, pensando anche a come mobilizzare queste risorse attraverso finanza pubblica e privata. Qualcuno sostiene che Cancun sia stato un successo per quei governi che a Copenaghen avevano spinto per un accordo inaccettabile di cui le parti avevano deciso soltanto di prendere nota. È davvero così? Diciamo che il bilancio è positivo per quello che si è raggiunto. Questo non vuol dire che si sia ancora in una situazione ottimale, c'è ancora tantissimo lavoro da fare, però ciò che mi inquieta è più la visione da climatologo rispetto a quella del mondo economico e diplomatico. Noi oggi stiamo a giudicare i successi delle grandi conferenze sul clima basandole sul nostro metro di giudizio della società, e quindi ben consci che ci sono grandissime difficoltà sul piano politico, economico, 194 paesi da mettere d'accordo non sono una cosa semplice. Il dubbio del climatologo è: ma la termodinamica? In questa casa obbediamo alle leggi della termodinamica! Cioè le leggi fisiche che fanno funzionare il nostro mondo. Conoscono le viscosità del mondo economico e diplomatico? No, se ne infischiano ampiamente di tutto ciò. E il rischio è che loro vadano avanti molto più in fretta di quali siano gli effimeri successi di cui noi oggi ci gloriamo. In definitiva, che voto date alla conferenza di Copenaghen e al vertice di Cancun? Il mio voto a Copenaghen poteva essere un 5, perché dopo tutto si era comunque preso atto che il problema climatico esiste, e ciò non deve essere sottovalutato, perché in un mondo ancora pervaso dallo scetticismo, avere un articolo 1 della sia pur modesta carta di Copenaghen che dice che tutti i governi del mondo riconoscono come il problema del cambiamento climatico sia il più importante e il più a rischio, insomma, per l'intera umanità, io lo considero un risultato, perché fa piazza pulita di tutte le opinioni che sentiamo al bar. Dovrebbe essere sempre messo sopra ogni discussione sul cambiamento climatico dire che tutte le nazioni sovrane del pianeta Terra hanno riconosciuto che questo è un problema, quindi qualsiasi altra chiacchiera non ha più senso. A Cancun darei un 6, per i primi risultati tangibili, con dei numeri, con dei denari allocati per far questo e per far quello. Rimangono comunque dei voti bassi, anche se un appena sufficiente. Questo Cancun, come abbiamo detto, bisogna accelerare, arrivare per dare un 7 o un 8 bisogna veramente fare qualcosa di molto più concreto, soprattutto che cominci da domani e che non dia sempre degli obiettivi che vengono spostati in là nel tempo. Beh, Copenaghen non raggiunge la sufficienza, Cancun la raggiunge, quindi da un 4 a 6/7. Ah!